titolo la visione di questi video. Lo scopo di questi video non è solo vedere la faccia di uno che parla o la faccia di un altro, è stimolare la visione di altre dimensioni. Allora mi sono detto, siccome bisogna ridere, c'è qui il mio avvocato che ha una barzelletta pronta, però gli ho detto: avvocato, prima il cliente, perché il cliente ha sempre ragione. Allora il cliente sarei io, dice questa barzelletta, posso dire barzelletta? Tanto la dico lo stesso, però col vostro appoggio posso? Sì, sì, sì. Una villa molto ricca, un ladro entra, forza la porta a vetri del parco della villa, entra con la pila, sente: Gesù ti sta guardando. Allora ta, spegne la pila. Gesù ti sta guardando. Silenzio. Riaccende la pila, fa un passo e sente: Gesù ti sta guardando. Allora si fa coraggio, perché la voce era un po' strana, fa così con la pila e illumina un pappagallo, gli fa: sei tu. Il pappagallo fa: sì, sono io. E il pappagallo lo guarda, illuminato dalla pila, e gli fa, no, gli fa, no, le zampe le tiene sul trespo, gli fa: Gesù ti sta guardando. Fa: oh, ma sei scemo? Ma come ti chiami? Il pappagallo fa: Mosè. Mosè? Ma chi sono quegli scemi che ti ha chiamato Mosè? Gli dice: se guardi alla tua destra sono gli stessi scemi che hanno chiamato il pitbull Gesù. No, Gesù ti sta guardando. Il pappagallo gli ha detto: Gesù ti sta guardando. Cioè, non è che... quindi se entrate in una villa al buio e sentite il messaggio Gesù ti sta guardando, potrebbe essere un pappagallo che ti avvisa che c'è un pitbull. Mo tocca a te però. È più veloce. Allora, bancone di un bar, si siede uno a fianco a un altro, questo lo guarda e gli fa: ciao, vuoi una birra? Questo lo guarda e gli fa: sono Astemio. Ah, Astemio, vuoi una birra? Allora, ecco, se non siete ancora sicuri se guardare il video fino in fondo, questo è il trailer, uno può anche smettere, no? Sai perché gliel'ho fatta dire? Perché il pitbull l'ha chiamato Gesù e lo guarda e fa: Astemio, vuoi una birra? Ma che mai portava un regalo, ho saputo? Sì, un regalo. Apriamo. Oggi è il 9 dicembre, il 3. Posso fare come fanno i ricchi? Certo. Farlo aprire una valletta, prego. No, no. Devo farmi fare, almeno una volta nel video, per il video. Lei ci sta subito ad aprire. Ma regalo per me. Una mia amica Sabina Sciuffini, la conosco. Lui ha subito creduto che avessi la valletta, ma non me lo posso permettere, che queste vogliono la tredicesima, vogliono. Prima devo vedere. Tratta pure, se no non finiamo il video. Facciamo una cosa così, no? Facciamo una cosa così. Questa te la regalo a te per Mosè, sei il pappagallo, se lo vedi. Cioè. Oh. San Benedetto, 15 il famoso metri. Fotografo di San Benedetto, te l'ha firmato anche. E chi sei tu? No. No, vabbè. Io sono solo sposato. Tu sei sua. Allora faccio un attimo un arredamento, perché non saprò mica fare una cosa così, metto questo per far risaltare un attimo, ecco, adesso sono arredato, bene, cioè lo scopo di questi video è stimolare il terzo occhio, siccome questi video sono visti con questi due, ogni tanto qualcuno guardando questi video con questi due occhi, gli si apre il terzo occhio, che è quello della multidimensione.
Una cosa che mi sta facendo molto piacere è che alcune persone che mi hanno scritto, una l'ho anche incontrata, hanno dei genitori che sono classificati malati terminali. Ora, io ho sempre detto anche in alcuni video che noi siamo tutti terminali, anche sani. Ci sono i sani terminali e i malati terminali. Cioè, nel senso che viviamo in un corpo a termine. E un'amica mi ha scritto che ha fatto vedere un video al padre e il padre ha detto: per fortuna che c'è Giorgio Cerquetti. Cioè, ma perché, cosa ho detto? Io ho detto che dopo la morte del corpo ognuno di noi continua a vivere. Dice che gli ha dato un entusiasmo per cui non è morto ancora, cioè sapendo che può. E un'altra, la madre di un'amica, ha detto: io sono uno spirito eterno, io vivo in un corpo senza età, io vivo in una mente senza tempo. Hare Krishna, se l'è fatto pure attaccare vicino al letto, no? Io ti ringrazio per questo regalo. No, perché io dal 1953 fino al 1967, tutte le estate andavo al mare a San Benedetto del Tronto. Poi un giorno mi hanno invitato a Martin Sicuro a fare una conferenza, ma molti anni dopo, e spiegai perché Martin Sicuro si chiama Martin Sicuro, perché il Tronto era il confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie, per cui di notte scappavano attraversando il Tronto. Un certo Martino attraversa il Tronto e crea una comunità e la chiama Martino al Sicuro e aiutava i rignicoli, si chiamavano, quelli che scappavano. Cioè, c'era un conflitto tra lo Stato Pontificio, che era uno Stato, sembra la frase meglio un morto in casa che un marchigiano alla porta. Io sono di origine marchigiana, Fania Cerquetti, perché i papi avevano fatto nobili molti delle Marche, che andavano dai proprietari terrieri a chiedere le tasse, se non pagavano arrivavano l'esercito e incendiava tutto. Quindi quando bussavo un marchigiano alla porta, pubblicità, San Benedetto. Quindi, e quelli di Martino Sicuro non lo sapevano, che lì Martino era sicuro. Quindi molti dicono: ah, qua arrivano coi gommoni, lì dovevi, cioè, attraversavano il Tronto senza gommoni, no? Però di notte. A nuoto? Non lo so, senti, tu pretendi troppo, al nuoto, vai a San Benedetto, vai dove c'è il Tronto, vedi se riesci ad attraversarlo a nuoto. C'è Martin Sicuro, sì, il posto sì, è sicuro che esiste, Martin Sicuro. Io mi sono sempre trovato bene a San Benedetto, perché fino al 1967, poi nel 1968 partì per lì, non so più andato, poi andavano la famiglia Cerquetti, io vivevo con la famiglia Cerquetti, sai perché? Perché ero nato lì, no? Pensa quanti anni hai tu? 18. Ma sempre 18. 18 fisso sulla ruota di Roma, no? Questo ha sempre 18 anni, perché ha scelto un numero, è quello. 18, lo sai che sono amico di tua madre, ma non sono tuo padre, amico. Pensa che una volta, se una diceva sono incinta di Werther, adesso c'è il test del DNA, Werther, io al posto tuo starei calmo. No, adesso uno fa il test e risulta figlio di Maradona, che oltre che allenarsi ha messo incinta delle donne di Napoli. Sai dove è Napoli? Sì. A sud di Roma. Vedo la geografia, insomma, in poche parole, se voi guardate questi video potete anche vedere che c'è uno che ha 18 anni, che è un bravo ragazzo, non so. No. Sì, potrei anche esserlo. Pensa che quando io ho la tua età, sono nato nel 1946, prova a fare 46 più 18, con calma, prenditi una mezz'ora, ma 46 più 18? Più 10, 56, data aiuto. 64. Nel 1964, avevo la tua età, parlavo di vite precedenti,
più quando andavo in vacanza a San Benedetto che a scuola, perché mi avevano bocciato in prima media, quarta ginnasio, ho detto per non laurearmi a 60 anni bisogna che a scuola, cioè parlavo nei corridoi, nei gabinetti fuori dalla scuola, però la scuola dove andavo io, liceo classico Parini, fu la prima a essere occupata, però a San Benedetto via libera, no? Per cui metti che eravamo io 18 anni, tu 18 anni, poi mi pare che allora uno diventava maggiorenne a 21, molti coetanei mi chiedevano queste cose. Ora ti dico cosa mi chiedevano. Giorgio, hai mai baciato una ragazza? A me, cioè, ma come? Io parlo di vite precedenti sull'Himalaya. Dico di ricordare le vite precedenti. Parlo della scienza eterna, dello yoga, e tu dici, ma non ti arrabbiare, io non mi arrabbio mica, dicevo solo, fammi domande sull'eternità, sulla vita su altri pianeti, reincarnazione. Una volta una Luigina si chiamava, perché io la sera, qualche volta mi andavo a sedere in riva al mare, guardavo le stelle, quella si è seduta, no? Giorgio, come mai non vai mai a ballare? I locali erano la Palazzina Azzurra e Cavalluccio Marino, perché lui è di San Benedetto. No? Io ballo con la menta. E che ballo fai? Perché c'erano i regali, il twist, il shake, c'era. Che ballo faccio? Shiva. Shiva Nataraj, la danza cosmica, tutto in movimento, universo in sanscrito si chiama Jagat, dal verbo Jau, tutto ciò che è in movimento. In realtà noi non viviamo nell'universo ma nel multiverso, nella multidimensione. Io poi sta Luigina l'ho persa di vista, però dopo il giorno dopo dicevano, ma Giorgio, ma mi chiedevano, ma Giorgio, ma tu che futuro hai? Intanto 72 anni, Hare Krishna. Hare Krishna. Io ti auguro a 72 anni di sorridere. Io auguro a te. Tienilo come ricordo. È carta, però potresti tagliarla e fare un regalo a qualcuno. Cioè, o si salva un pezzo, non staccare la coccarda lì. Anzi, se me lo ridai, ti faccio un esempio, no? Sei coraggioso? Allora attaccatela sulla fronte. No, attaccatela sulla fronte. Sulla fronte, non aver paura, dopo te la stacco io. Eh no, e devi. Boom, devi. Ci vuole qui, dai, aiuto. Grazie. Insomma, tienila col dito se non riesci. Ecco. No, aspetta. E tu, vabbè, mettila col dito. Con un dito, perché mi serve l'immagine, fermo in mano, ci sta? Con un dito, dai. Mo siamo col cerotto che ti hanno spaccato la testa. Un dito. Ecco, guarda la telecamera. Tu dovresti fare così, dovresti comprarti il Vinavil, te l'attacchi e quando è il compleanno di una tua amica, guarda la telecamera, ripeti, bussi alla porta, e di ciao, guarda là, auguri. Ciao, auguri. Ti ho portato un regalo. Ti regalo me stesso. Però con la coccarda, o toglierla pure. Che... In dotazione, tipo. Sì, ma togli, sembra che c'è un cerotto lì che. La ceretta. Vedi come utilizziamo tutto qui per i giovani. Se lei ti dice vai via, disgraziato, tu vai da un'altra. Avrai 100 amiche, per il calcolo delle probabilità ogni 100 una dice che bel regalo, Tito, la coccarda tiella. Mm-hmm. Io già ho detto in altri video, la cosa migliore è quando qualcuno fa un regalo, bussi, ti metti una coccarda così, fai ciao, auguri, ti ho dato un bel regalo, i pollici, se quella richiude la porta vai da un'altra parte, no? Vuoi che ti insegni una cosa bella? Ripeti, chi non mi capisce,
non mi merita. Non mi merita. Però capisciti tu. Molti stanno confusi perché non si capiscono, non si capiscono. Io sto regalo, 72 anni, me lo merito. Dovrei avere anche la cittadinanza onoraria, se mi metto a trotte. C'è il viale delle palme. Io da bambino queste palme mi ricordavano l'India. No, ma c'è solo a San Benedetto il viale delle palme, eh? Perché se vai in altri posti no. Ma no, poi io, la cosa che creava un attimo, che io non è che dicevo io vado in India, tornerò. E mi chiedo, ma quando ci sei stato? Prima di questa incarnazione, ma allora la parola incarnazione non esisteva, per cui devo dire, prima di essere Giorgio Cerquetti, vivevo in India, sull'Himalaya, in un altro corpo. Succedevano tre cose, o mi mandavano subito a quel paese, quindi sfoltivo, o rimanevano attratti nel senso non attratti tutto attaccato, non un giorno sì, un giorno no. Bisogna essere veloce, bisogna essere veloce. Oppure andavano a fare la spia a casa. In genere, allora a pranzo e cena dicevano, erano le donne, le ragazze. Non so, diciamo, c'è uno in spiaggia che dice che prima i genitori, sai, lì c'era un cattolicesimo molto. Cioè, ma chi è questo qua? Ma come si permette? No? Io poi me la cavavo col senso dello humor, quando vedevo proprio il coltello alla gola dicevo, ma no, è mitologia indiana, sono antiche storie mitologiche, leggenda, leggenda. Che poi la parola leggenda in italiano non è negativa. Invece quale leggenda? È storia, è vero. Oh, ma sai che io non ho mai avuto un dubbio? Sai perché? Tu hai mai avuto un dubbio di avere 10 dita? Perché il giorno che tu hai il dubbio di avere 10 dita, tua madre ti porta alla USL, che è un'organizzazione. Io, signora, ce lo lasci a noi che lo sistemiamo. Sì, perché scusa, ma io dico, tu hai il dubbio di avere 10 dita, ma a meno che uno gliel'hanno tagliato uno. Cioè, insomma, uno non ha un dubbio che c'è la luna al sole. Ho trovato gente che dubitava che il sole fosse una stella. Io mi ricordo già San Benedetto che sorgeva il sole, dicevo, hai visto? È sorta una stella. Fa, ma quale stella? E indicavo il sole. Ma quello è il sole, è una stella. Sapevi? Sì. Dicevano il sole e le stelle. Il sole è una stella. È come se dicessi, qui siamo tutti esseri umani più Tito, lui dice, ma anche lui è essere umano, sì. Quindi qualcuno ha negato che il Sole fosse una stella e volevano insegnarmi l'astronomia. Giorgio, cioè, Sole, le stelle, i pianeti. Quindi che cosa è il punto? Non ho mai avuto dubbi, perché? Perché non ce l'ho mai avuti. Uno potrebbe dire per fortuna, merito tuo, suo. È usato come precauzione, come antidoto. Sai cos'è l'antidoto? Che se sì. Pigli il veleno, hai il controveleno. Bravo, bravo, bravo Tito. Ho usato il senso dello humor. Mi hanno detto, ma tu sei certo di quello che dici? Certe volte ho risposto, ma certi giorni sì, certi giorni no. Mi hai preso in un giorno sì. Allora fa, ma e domani torna. Quello tornava, anche oggi un giorno sì. Io non riesco a capire se domani è un giorno no, quindi voi vieni tutti i giorni a chiedere. Io ho vissuto 9 anni negli Stati Uniti. Tra gli 8. In che carcere eri? No, perché io da bambino c'era Sing Sing, il famoso cast di New York, canta canta, Sing Sing, canta canta. Cioè, dove hai studiato? A Regina Celi, dove? A Roma, a carcere, no? Specializzato a Re Bibbia poi, no? Stati Uniti dove? Detroit. Detroit, industria automobilistica. Ecco, questa voce fuori campo,
Figurati, ma con chi sta parlando? Con uno che è qui, c'è un amico. Allora, negli Stati Uniti c'è Bill Moyers che nel 1990 parte per la Cina per far scoprire la PBS, televisione pubblica americana, per far scoprire la Cina agli americani. Adesso siamo nel 2018, quindi 28 anni fa, no? Gira 6 mesi la Cina e si vede uno con le scarpe di pezza nere, tutto vestito in nero, quello con i bottoncini, così, biondo, con la riga in mezzo, i capelli raccolti, occhi azzurri, quella specie di Gesù Cristo che si vede nei film di Hollywood negli anni 60, che chissà perché tutti i film di Hollywood, il re dei re, Gesù, sempre alto, biondo, con tutti questi apostoli piccoli e neri, vabbè. Allora Bill Moyers intervista questo, dice: cosa sei venuto a fare? A imparare il Qigong. Perché avevo saputo che c'era un maestro che si concentra, mette un pezzo di carta e con le mani brucia la carta col potere delle mani, no? Allora Bill Moyers fa: ma come hai fatto tu? Sei qui da 9 anni, da 9 anni. Era uno calmo, un po' bello, no? Righe in me, capelli raccolti, barba bionda, occhi azzurri, bellissimo. Ma ho chiesto dei vari maestri, a un certo punto ho trovato questo, che era alto 1,60 m, piccolino, no? Lui era 1,85 m, l'americano. Sono andato là e ho detto: maestro, vorrei imparare da te il Qigong. E quello gli ha detto: ma sei sicuro? Sì, ma guarda che per imparare bene ci vogliono anni, sono pronto. Allora gli fa: ti do la prima lezione. E lui fa: qual è? Per 3 anni, senza mai sgarrare, ogni mattina alle 9 vieni, mi saluti e te ne vai. Beh, Bill Moyers, siccome ha calcolato che quello era lì da 9 anni, non gli fa la domanda stupida: ci sei riuscito? Perché se era lì, no? Giusto, no? Tu stai per dire se ci è riuscito. Se vuole... Sì, no, ma io ti leggo nella mente. Anche senza coccarda, lui per 3 anni si mantiene, non so dove, va là, fa così e lui gli ha dato la prima lezione. Allora Bill Moyers dice: ma non si potrebbe parlare con lui? Fa: certo. Allora lo porta lì, dice: guarda, questo qui, perché dice: ma dobbiamo fare qualcosa per la televisione, no? Allora dice il maestro: prende 15 persone, mette il primo con i pugni chiusi così, così, e dietro 14 che spingono la schiena di uno dell'altro. Lui mette la mano così, per cui viene un attimo con i pugni, no, vieni, dobbiamo fare la scena. No, ecco, tu metti i pugni così, no? No, ma verso di me, verso di me. Ah, tocca la mano. No, tutte e due, con tutte, ecco così, no? Dietro in piedi ce n'erano 14, lui sta fermo. C'è uno, lui fa così e cascano come i birilli. Dopo ti regalo qualcosa per aver partecipato come comparsa a questi video. Quindi lo scopo di questi video, YouTube, Joe, cerco questi video, è stimolare una visione extrasensoriale. Una visione che va oltre le apparenze, una visione che noi abbiamo sempre avuto, ma che momentaneamente abbiamo dimenticato a causa di un falso mondo astrale che è stato creato per ingannare i bambini. Si chiama il falso mondo astrale, si chiama favole, fiabe. Tant'è che quando un adulto racconta palle, qualcuno dice anche favole. Ma allora vuoi che ti leggo una palla? No? Cioè, quindi il bambino, la bambina, quando cominciano a ricordare le vite precedenti, poi 10 metri, 3 porcellini, Cappuccetto Rosso, il gatto con gli stivali, Peter Pan, Capitano Uncino, Babbo Natale, poi c'è uno, dicono: è ora che tu lo sappi, te l'hanno detto anche a te forse, è ora che tu lo sappi,
Peter Pan è caduto in volo, i porcellini ne ha mangiati, prosciutto, il gatto dello stivale è scappato, Biancaneve è scappata con uno, i sette nani sono ancora là, che c'è Piangolo, l'ottavo nano, Piangolo, dopo Piso c'è Piangolo, insomma ti dicono oramai sei cresciuto, tutte palle, tutte. Ma come Cappuccetto Rosso? Mai esistito, né rosso né giallo né blu. Allora c'è un trauma, no? Quindi creare un falso mondo astrale per confondere ricordi di altre dimensioni. Sai cos'è questo? Cos'è? San Benedetto del Tro? Sei mai stato? Lui più di un caffè non ti può offrire, quindi se... o vai dopo mangiato. Insomma, in poche parole, la visione di questi video è per stimolare un potere annebbiato. Quando il sole, ci sono le nuvole, bisogna soffiare via le nuvole. Le nuvole sono le illusioni, le false informazioni, le astrazioni, favole, fantasie, allucinazioni. Tutti i bambini, tutte le bambine, se vengono educati alla meditazione tramite un'alimentazione non violenta, prima o poi, se gli dici Giorgio Cerquetti, tema, nelle vite precedenti ero, e quello te fa 4 pagine, anche 10, anche un libro potrebbe scrivere, no? Quindi dov'è il punto? Il punto è che ci hanno di padre in figlio dato delle informazioni sbagliate. Caro Astemio, ti saluto. Astemio, vuoi una birra? Beh, Gesù ti sta guardando. Pitbull. Quindi attenzione ai pitbull se vi chiamano Gesù, e non trattate male quando il pappagallo ti dice stai attento, perché alcuni pappagalli sanno come va a finire. Io non vado mai al cinema, però alcuni miei amici tanti anni fa mi hanno coinvolto, pagavano loro. Io mi ricordo, mi hanno portato a vedere in prima visione il film Esorcista, siamo dovuti uscire a metà film perché la gente protestava, perché io ridevo, come te, no? Spiegavo le scene, andate via, state rovinando il film. Mi hanno portato a vedere Arancia Meccanica e poi mi hanno portato a vedere Punto Zero. Feso Punto Zero, sto film, a un certo punto è un disc jockey cieco che guida uno inseguito dalla polizia, una storia così che va in mezzo agli hippie così, no? E questo disc jockey cieco che mandava, e quell'altro in macchina seguiva le indicazioni di Sgiochi, disse questa frase: e ricordati Kowalski, Kowalski era quello che guidava, che se Brahma ha dato gli artigli alla tigre, ha anche dato le ali alla colomba. Io me la so scritta questa frase perché la sapevo già, non so chi l'ha capita nel film lì, no? Quindi nessuno è obbligato da nessuno, è un bluff, tutto è basato sulla colpevolizzazione, perché non è che la madre dice alla figlia io sono Maria, no, sono tua madre, traduzione, ti ho fatto io, sono la tua proprietaria, mamma uguale proprietario, papà uguale proprietario, zia cosa vuol dire? Multiproprietà. Sei una multiproprietà di cui i maggiori azionisti sono mamma e papà, poi ci sono gli altri azionisti, la zia, la nonna, la cugina. Quindi tu nasci, sei una comproprietà. Saluta tua cugina. Saluta tu. Quindi se stai guardando questo video, il caso non esiste. Se vuoi vedere altri video, video. Nel frattempo chiudiamo con San Benedetto, rondine, rondine sotto il tetto, no? Rondine sotto il tetto. Senti, io ringrazio qui Antinori, che
Hai visto che bel regalo? Ti piace? No, ecco, lo dici subito, no, non fare facce, dopo ti vengono le rughe della vecchiaia, no? Di subito, non mi piace. E infatti non l'ha regalato a te. Scusa. Io adesso te lo faccio vedere davanti, guardalo bene, e di dietro. Cosa noti? La scritta. No, che puoi togliere questa foto e metterne un'altra. Tu non si butta mai niente. Ricordati, l'universo è autoriciclante. Il punto è la raccolta differenziata, ma non solo dei rifiuti, anche delle persone. Se quello non lo raccolgo, perché? Perché è tossico. Ma come fai a dirlo? Un bell'uomo è tossico. Quella tossica. Sono contro ogni psicodipendenza. No? Ti sono simpatico? Sì. Ma devi dirlo? Sì. C'è la pistola puntata alla schiena? No. No, non mi sembra. Ma tu li guardi i miei video? Alcune volte li ho guardati. No, alcune, cioè, o sì o no. Adesso no. Ma no, adesso sei nel video adesso. Adesso sì. Guardati. Se hai bisogno di un avvocato, lui è un avvocato. Cioè. Ma di che cosa ha bisogno ogni spirito incarnato? Di qualcuno che gli spieghi, siamo in un corpo, il corpo è un luogo sacro, un giorno il corpo finisce e ognuno di noi continua. Possiamo scegliere se prendere un altro corpo in un'altra specie, in questo pianeta, in altri pianeti, in altre dimensioni, o vivere eternamente allo stato puro. Cioè, c'è stato c'è stato un periodo in cui vivevamo allo stato puro, poi siamo entrati nel vortice degli abiti, perché questo è un abito, e ci hanno messo l'abitudine a vivere con l'abito. Perché il nudo fa a strano, cioè, quando dice a uno, ah, quello lì l'hanno messo a nudo, cioè non può nascondere, perché l'abito e le abitudini sono collegati, sono le abitudini che creano l'abito. Poi dicono l'abito non fa il monaco, però il monaco lo vedi dall'abito, ma allora qualcosa non funziona. Allora il punto è, io sto vivendo un'esperienza umana sul pianeta Terra, ringrazio lui che mi ha portato un regalo, la coccarda usala. Poi se è andata male dimmelo, no, se è andata bene regalati, devi comprare il vinaviccio. Guarda che è una bella coccarda, d'oro. Io quando avevo 18 anni avevo già il senso dello humor, perché ce l'avevo della vita precedente. E io già conoscevo una frase che poi è stata citata niente di meno da Bob Marley, che diceva: puoi ingannare molta gente per molto tempo, ma non tutta la gente per tutto il tempo. Vuoi che te la traduco in un modo più ecologico? Anche il ghiaccio più ghiaccio al sole si scioglie. Grazie, salute. E poi sai cosa succede quando sei sciolto? Evapora, sparisce. Quindi dici, ma avevo lasciato 10 kg di ghiaccio? Sole. Quindi la conoscenza che cosa scioglie? L'ignoranza. Quindi che cos'è l'ignoranza? È conoscenza congelata. E come va sciolta? Con l'unica forza positiva dell'eternità. Sai qual è? Comincia con la A. A? Amore. Bravo, amore. Ciò che non muore. Eternità vuol dire ciò che non muore. Quindi l'eternità trasformata in emozione si chiama amore. Bene, posso chiudere in bellezza?
Ecco, allora, siediti un attimo qua, no? Siediti un attimo qua, no? Riesci a fare 72 meno 18? No, ma aiuti, cioè, no, se non ce l'ha fatta, ti aiutano, c'è un gruppo qui di studio. Giusto? 72, quello è sicuro, eh? 72 io, meno 18. Perché mi viene in mente 64? 34? No, 54. E non fatti aiutare da Verte, che è ingegnere. 54. Vedi? Mettiti vicino, Verte, perché tu che, sai che è un ingegnere lui. La prima domanda che gli ha fatto l'università, 72 meno 18. Allora, tra me e te ci sono solo 54 giri intorno al sole di differenza. Allora abbiamo tre possibilità: o tu hai incontrato me dove io ero Giorgio Cerquetti, tu non potevi essere Giorgio Cerquetti, non sono, sai che litigata, no? Sono io Giorgio Cerquetti. Cioè, tu eri in un altro corpo e hai incontrato me, possibilità 1. Possibilità 2, tu eri in un altro corpo e non mi hai incontrato. Possibilità 3, non si sa dove eri. Ecco, quale scegli? Guarda là, una delle tre. Ma senza star a pensare, vai. La prima. E dillo. Ah, non me la... No, guarda, devi guardare là, perché poi il regista fa fatica a riprenderti. Che ci siamo incontrati chi? In un altro corpo, io e te. Come in un altro corpo? Che io ero in un altro corpo, no? Tu eri in un altro corpo, sì. Io ero in questo, ero come cognome, nome, perché cambiamo le cellule. Tu hai dei ricordi che... Dove ci siamo incontrati? Per strada? A scuola, una conferenza, un seminario, in treno, in aereo, sull'autobus. Non me lo ricordo adesso. Io mi ricordo quando andavo al liceo, prendevo spesso un autobus, non andavo anche a piedi, però c'era anche l'auto quando c'è freddo, e spiegavo la reincarnazione. Un operaio, mi ricordo, 1966, ascoltò tutta la mia conversazione e disse: se come dici tu, io la prossima volta rinasco gatto in una famiglia ricca e non faccio un cazzo la mattina alla sera. Un operaio di Milano, 1966. Quella frase non è arrivata mai alla CGIL. Cioè, rinasco gatto in una famiglia ricca, perché devi aver visto che in certe famiglie c'è il divano, allora di andare a lavorare il gatto miagola, saluta i padroni, poi il gatto dice i padroni vanno a lavorare e io sto sul divano. Bene, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.